Ancora oggi non so cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si liberavano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante tutti gli uomini di Shevchenko si sentirono liberi, cosa che fece incazzare alquanto il direttore. Apri la porta! Apri questa porta! Ti prego, ti ho detto di aprire! Spegni quell'affare! Te lo dico per l'ultima volta! Spegnilo subito!